Allora, stavo cercando di dire una cosa, no, mo, seriamente parlando. Allora, io praticamente sto facendo tutta una serie di atti da parecchio tempo, da diversi mesi, anni, nei confronti di persone, chi più chi meno, diciamo, tesi a... Sono atti un po' folli, anche un po' fastidiosi sicuramente, tipo telefonare di notte, attaccare a mettere giù il telefono. Fare gesti eclatanti di dare fastidio, mettere dei post su Facebook offendendo persone, tutta una serie di cose. Perché? Perché penso di aver subito dei torti alla vita e attraverso, dalla vita, diciamo, attraverso queste persone che io adesso, tra virgolette, attacco, perché queste persone che io, tra virgolette, attacco, molto tra virgolette, le attacco perché penso che siano persone che possono, avrebbero potuto essere molto più intelligenti della media delle persone, perché hanno dimostrato di essere più intelligenti della media delle persone che io ho conosciuto nel corso della mia vita, e quindi non accetto oggi da loro dei comportamenti che mi sembrano veramente poco giusti, poco rispettosi nei miei confronti. Anche se devo riconoscere che loro sono state proprio tra le persone che più hanno tentato di aiutarmi. Io posso ritenere nel modo sbagliato e posso spiegare a queste persone, qualora fossero interessate a capire perché, vi direi una cosa del genere, che loro non solo non mi hanno saputo aiutare, ma hanno addirittura approfittato della mia situazione. Siccome loro oggi negano un confronto, anzi, non un confronto, loro negano il fatto di rendersi conto loro della necessità di dover venire da me a chiedermi scusa per determinate cose, che io so quali sono e che loro si dovrebbero rendere conto da soli di quali sono queste cose. Allora io mi incazzo che loro non si rendono conto di queste cose e quindi faccio questi gesti fastidiosi, folli, poco razionali, se vogliamo, che però dovrebbero essere per loro come una notification, di guarda, ma questo ce l'ha, ma perché fa sto gesto folle contro di me? Io sono il fratello aiutato, ma perché fa sto gesto? Perché dà fastidio a me? Io sono la sorella, l'ho sempre aiutato. Perché dà fastidio a me? Io sono un amico, l'ha aiutato in mille occasioni, piccoli prestiti, l'ho aiutato nel lavoro, gli ho offerto lavoro, gli ho offerto amicizia in tante situazioni in cui lui magari rifiutava di avere a che fare con gente, io mi sono sempre presentato, com'è che lui ce l'ha con me? Allora, questo è il punto, se voi sapete che io sono Marco Ricco, quello che sono sempre stato, voi non potete pensare che io oggi sia impazzito e che ce l'ho con voi, semplicemente perché sono impazzito e liquidate la questione in questo modo. Io pretendo da voi che voi andiate più a fondo, che voi cerchiate di sforzare il cervello di più di quello che avete fatto fino ad oggi per me, perché io lo merito, voi lo sapete. Io penso che voi avete le capacità, sia intellettive sia di coscienza, di porvi delle domande e venirmi a dire delle cose, cosa che altri non fanno, cosa che ad altri io non chiedo, perché non penso che altri possano avere questa capacità di introspezione, di analisi, anche di necessità di avere la coscienza di dire qualcosa. E allora vado a rompere il cazzo con queste persone qui. Per cui mi sento male, il fatto che loro ignorano assolutamente questo mio modo di farmi presente. Perché faccio questo? Perché vorrei, è come dire, ti do una martellata in testa, ti devi rendere conto tu perché faccio questo, perché devi essere tu a venire da me a chiedermi scusa, non devo essere io a alzare il telefono e a dirti determinate cose. Perché? Perché io con loro l'ho fatto, in epoca in cui io stavo male, io con loro l'ho fatto. Ti chiedo scusa per un'email, con l'email, un modo che io stavo a Pisa, ero lontano, ma all'improvviso la coscienza ti urla, dici cazzo, ma come? Ho rubato dei soldi durante l'attività lavorativa a quello che forse è stato il mio migliore amico, cioè quello che più mi ha aiutato di tutti. È vero, tutte queste circostanze lì, infatti per questo poi, ma voglio dire,
È mai possibile che io vada a rubare i soldi di un amico? Ma stiamo fuori. Senti, la necessità dell'urgenza, nonostante stai strafatto tutti i giorni a cocaina, crack, di tutto, le canne, ne parliamo. E glielo scrivi. Allora diciamo, ma io capisco perché poi tu poi hai cominciato la dipendenza. No, c'era una questione di cocaina, anche prima, perché è successo perché ce l'avevo con te, per questo e quest'altro. Allora urge questo chiarimento. Ma allora, perché poi dopo da parte sua non c'è la necessità di dire le cose? Perché da parte di mia sorella, eppure, cazzo, dico, io ti ringrazio perché tu mi hai regalato il corso di inglese quando mi sono laureato, mi hai regalato il viaggio a Formentera quando mi sono laureato, hai sempre cacciato soldi per me, hai sempre fatto regali, ti sei interessato al mio lavoro, sempre. Hai cercato di aiutarmi in ogni modo dal punto di vista materiale, eccetera. Perché oggi non capisci? Io faccio il pazzo perché voglio indurre te a una riflessione. Io ne ho fatte mille di riflessioni perché tu mi dicevi delle cose, io ho cambiato il mio modo di pensare e di vedere pensandoci. Mia sorella mi dice questo, ma la devo prendere in considerazione questa cosa? Sì o no? Certo, perché? Perché mia sorella vuole bene. E poi è uno che è capace, sa fare delle cose, no? Penso. È una persona che ha delle qualità al di sopra della media. Perché non dovrei ascoltare questa persona? Io le ascolto certe cose. Poi posso, dopo oggi, col senno di poi dire, forse ho esagerato a fare delle cose che lei suggeriva di fare prendendole come un diktat. Ok, colpa mia. Ma oggi, se io ti dico delle cose, perché non le prendi in considerazione? Cosa ne pensi?